Normale. Va bene, qualcuno può spiegarmi che cosa sta succedendo? Ecco, vedi. Oh mio Dio, che rumore assordante! La mia testa, fatelo smettere! Meno male. Sono Cloudsware e io vi voglio dire che scaricando questo gioco dal video originale potete scaricare Dragon City, un bellissimo gioco dove far evolvere i vostri draghi. Sono Cloudsware, approvo questo messaggio, vi lascio la visione. Comunque il videogioco è gratis. Non è giusto! Riesco finalmente a vincere e una partita è solo per aver ballato un tantinello, vengo esiliato nella lobby e uscita per sempre. Non riesco a capire, Cloudsware, come fai a sopportare di essere qui? È sudicio, oscuro, umido, fa schifo! Non dimenticare berellittico, pericoloso, al quadrato e discordante. Deforme, squilibrato, deviante. Vario da un da dubbioso, lercio, triste, nudo. Sì, e anche fa schifo. Ben detto, signor giocatore. Ma il letto è già fatto, devi dormire su di esso. Va bene. Devo accettare il fatto che non rivedrò mai più i miei amici, come vedranno, Corregge. E il signor Formaggio? Signor Formaggio, sei qui anche tu? Certo. Cavolo, ho iniziato a imbrogliare quando ho creato il Gentle Bot. Beh, saluti, sporco cheater. Io sono Sir Cloudsware. Saluti, Cloudsware. Io sono il signor Formaggio. Forse è un po' strano da dire, ma sono felice di rivederti. Forse questa lobby non è tanto male, sai? Ben detto, giocatore. È un posto magico, senza nessuna legge. Guarda, possiamo saltare! Già, è davvero una forza. Puoi davvero? Ma adesso lasciate che mi introduca il resto del gruppo, iniziando... Angel! Allora la conosci? È qui da parecchio tempo, sembra che abbia lungo il timer del cooldown. Questo spiega il minuto 5:27 del primo episodio! E a seguire abbiamo i New England Patriots. Un attimo, perché sono qui i Patriots? O a scherzare, sono i più grandi cheater del mondo. E ultima, ma non meno importante, abbiamo la fantasmagorica, incredibile, bellissima giocatrice che il gioco abbia mai avuto, la signorina Rosa. Ehi, ciao Cloudsware, chi sono i tre amichetti? Signora Rosa, questi compagni arancione, signor Formaggio, e di questo il gentiluomo. Ciao, io sono giocatore. Bella mossa, tontolone. Quando iniziamo possiamo collaborare più o meno. Lascia stare un'idea subita. Faccio pena. Sei simpatico, ci vediamo in gioco, tigre. Wow, è difficile da credere che uno come lei si sporca e lurida cheater come tutti quanti. Ma lei non è il mio tipo, preferisco quelle normali a forma di fagiolo. Mi ha chiamato Tigrotto. Non ci resta che iniziare la partita. Non ci saranno stavolta 100 giocatori, vero? È stato spaventoso. No, questo farà di certo più di un micro. Va bene, questa è la mia occasione per un attimo. Perché è tutto così gigante? Guarda,
che tutta la pappa è normale, è solo che noi siamo piccolissimi. Ma come mai non hai... Hai giocato con la madre in bastoni minuscoli? No, è da pazzi. Signor formaggio! Ok, adesso tutto sei un incubo. Come facciamo ad abbattere uno di tali dimensioni? Non ti preoccupare, ci penso io! Sei stato incredibile! Visto, giocatore? Non è stato difficile. Essere minuscoli può essere molto divertente. Beh, immagino che non faccia una piega. E va benissimo, possiamo farcela. Ben detto, giocatore. Su, forza, diamo una partita da vincere. Angel! Un attimo. Signorina Rosa? Certo, ti stai divertendo? Io non capisco, ma come hai fatto ad uccidere Angel? È un impostore! Non è ovvio? Ho citato. Oh, giusto. E pare proprio che tu sei il prossimo. No, aspetta! No! Oh no, ho trovato il cadavere del signor Formaggio! Io so chi sono gli impostori. Sono riuscito a uccidere uno degli impostori, Killa. E ora piuttosto solo votare giocatore, perché pensi che sia l'altro a dire in questa ultima partita? Gli impostori sono piccoli e lui è piccolo. Sapete? Sapete una cosa? Sì, hai ragione. Io sono un impostore. Ma se questa lobby di cheat dove ognuno fa quello che vuole, allora... Senso continuare, non so, ci sono più giocatori di me, non mi interessa più vincere, voglio tornare dai miei amici. Visto, non c'è solo un modo per uscire da questa lobby, caro, ma nessuno l'ha mai fatto prima d'ora. Lo farò, per qualunque cosa devo farlo. Devo rinunciare al giocatore, purgando a Lina Slot, mettendo che non ha mai vinto e non ha mai ingloriato. Quindi... Devo dire solo questo, una cosa, tipo, chiedo venita in the slot, maestro di Among Us, volevo veramente vincere e ho imbrogliato. Non dovevo farmi convincere da quei tipi, era una cosa migliore da fare, ma ho imparato la lezione. La vittoria non conta, ci rinuncio, imbrogliare a male e quasi mai funziona. E quando vincerò onestamente saprò l'abilitato, non perché una spacciatoia. Wow, non posso credere che bastava così poco.